Ciao a tutti da Ivan e da Svapo Elite, un breve video, anzi una breve guida per aggiornare la vostra Evic VTC Mini. In descrizione vi lascerò il link per andare a scaricare l'applicazione e il firmware da installare. Prima di tutto bisogna rimuovere sia l'atomizzatore che la batteria e andarla a collegare con il cavo micro USB in dotazione o comunque qualsiasi altro cavo, naturalmente collegarlo al computer. Una volta collegato, nonostante non ci sia la batteria, si accenderà il display e si procederà all'aggiornamento. Ora vi faccio un capture dei movimenti che c'è da fare sul computer. Nel mio caso utilizzo un Mac, ma in Windows la procedura non cambia perché comunque si lancerà sempre l'applicazione e si andrà a selezionare il firmware che si vuole installare. A dopo. Come avete visto, la procedura è semplicissima, è velocissima, ci mette qualche secondo. Potete installare l'ultima versione che ad oggi è la 3.0 e in futuro se ne usciranno altre, la procedura sarà sempre la solita. Niente, con questo è tutto, un saluto da Ivan e da Svapolit, alla prossima, ciao ciao!